30 novembre 2022, qui Svegliati Avvocatura e stiamo per partire. Scarica la nostra app, Uslo Web Radio, per Apple e Android. Buongiorno, ore 9, qui Svegliati Avvocatura di Uslo Web Radio e siamo in collegamento virtuale, io, Milena Miranda, da Napoli. E non diciamo il posto, è un posto imprecisato dell'Emilia per quello che riguarda la nostra regista, che è Ornella Sala, che ci sopporta e ci supporta. E sempre virtualmente noi stiamo per andare in onda e per farci la nostra, diciamo, la nostra puntata del giorno. Sono tante, troppe le cose che sono accadute, non ultima ovviamente per me di Napoli, quella che riguarda proprio il disastro di Ischia, una vera e propria tragedia con adesso sempre se le stime sono reali. Sono stati recuperati 8 corpi, ma ne mancherebbero all'appello 4 perché sono dispersi. Quindi una tragedia vera e propria. Tragedia che in buona parte è sicuramente dovuta a quella che è la, diciamo, la situazione dell'isola. L'isola è, che è un'isola, per chi non c'è stato, lo posso dire tranquillamente, è un'isola meravigliosa, bellissima, soprattutto non il mese di agosto, a mio modesto avviso, perché negli altri mesi è ancora più bella, e ha questo monte Epomeo con un territorio, diciamo, pianeggiante, tutto sommato limitato rispetto al centro dell'isola. Si parla di non so più quante migliaia, mi pare 27.000, 28.000 costruzioni abusive che stanno chiedendo di essere sanate o hanno già chiesto di essere sanate, e c'è chiaramente la riflessione da fare su quello che è il cambio, no, del, epocale di tutto quello che è la temperatura e quello che sta avvenendo anche sul disastro del territorio. Secondo me questa è una riflessione che si dovrebbe fare. Chiaramente non possiamo farla noi. Io personalmente conosco abbastanza bene la situazione, anche a Napoli, anche in provincia è abbastanza drammatica dal punto di vista degli abusi che sono stati fatti, quindi sempre personalmente sono piuttosto contraria a quasi tutte le sanatorie. Comunque, venendo a noi e mandando veramente un grandissimo abbraccio comunque a tutti i colleghi, a tutte le colleghe ischitane. Peraltro noi ci siamo attivati a Napoli e anche a Napoli Nord per dare una mano ai colleghi che chiaramente impegnati anche per quello che riguarda, diciamo, la loro situazione, anche non fosse altro abitativa o di aggiusto, no? Magari di situazioni che nel frattempo questa mezza montagna che è caduta direttamente a mare ha provocato. Comunque siamo disponibili anche per le sostituzioni di udienza sia a Napoli e Tribunale di Napoli che Tribunale di Napoli Nord. Venendo a noi, oggi si parla di una situazione condominiale tutto sommato molto limitata e molto meno drammatica di quello che normalmente riguarda le sanatorie, e si parla, anzi ha parlato per noi il nostro Angelo Marzo con l'avvocato Roberto Rizzo, di lastrico solare. Dei danni risponde solo il condomino che ne ha l'uso esclusivo. Ascoltiamo. Hai qualcosa da dire? Hai qualcosa da dire? Contattaci webradio@uslo.it. Buongiorno all'amico e collega Roberto Rizzo. Buongiorno Angelo, buongiorno a te e a tutti gli amici di Uslo Web Radio, sempre un allora, piacere sentirvi. Oggi Roberto parliamo di una sentenza relativamente al lastrico solare ad uso esclusivo.
no? Sì. All'uso dello stesso, alla limitazione, alle eventuali indicazioni del regolamento condominiale, se c'è, e in assenza che cosa bisogna fare? Sì, sì, buongiorno allora di nuovo. È una sentenza del Tribunale d'Ordinanza del Tribunale di Milano, 18 agosto 2022, ordinanza importante, insomma, perché ci consente di indagare la natura del criterio di ripartizione delle spese previsto dall'articolo 1126 del Codice Civile, anche individuando la responsabilità per i lavori effettuati sul lastrico solare da parte del condomino che ne abbia l'uso esclusivo o del quale il lastrico solare costituisca pertinenza esclusiva rispetto all'appartamento. Chiaramente, prima di cominciare, io farei, se sei d'accordo, una piccola un piccolo riepilogo per chiarezza espositiva e competenza espositiva a livello concettuale, perché in effetti il lastrico solare, che come sappiamo è fonte di diverse problematiche in condominio, va distinto, nel suo va definito, e lo possiamo definire come quella superficie piana posta alla sommità dell'edificio condominiale che svolge essenzialmente, se non esclusivamente, una funzione di copertura degli appartamenti sottostanti. Così definito, secondo una larga e diffusa opinione, largamente appunto maggioritaria in giurisprudenza, soprattutto nella giurisprudenza della Suprema Corte, lo possiamo distinguere dall'aspetto classico, che evidentemente è quello che ha prevalentemente, nella maggior parte dei casi, la medesima funzione di copertura, ma le falde inclinate, dalla terrazza di copertura, rispetto alla quale potrei effettuare una distinzione, perché mentre l'assico solare è prevalentemente una funzione di copertura, la terrazza, che è pure pianeggiante ed è pure posta alla sommità dell'edificio, di solito ha dei parapetti che hanno una funzione diciamo di sicurezza e quindi consentono però un utilizzo ulteriore, cioè la funzione di affaccio sulla terrazza che normalmente l'astrico non ha, e dalla terrazza a livello, che è una superficie anch'essa piana, che è particolare perché innanzitutto si trova di solito in avanzamento rispetto al corpo di fabbrica principale e poi contestualmente funge da copertura per alcuni immobili che si trovano nella colonna d'aria sottostante, e si trova invece all'altezza del piano di contestivo dei pavimenti di altri immobili rispetto ai quali svolge una funzione prevalente che non è di copertura ma è di ulteriori offrire a questi appartamenti un'ulteriore utilità consistente appunto nella possibilità per questi appartamenti dei quali costituisce un prolungamento appunto la possibilità di utilizzarli in maniera più comoda, per cui è una sostanziale pertinenza dei medesimi. Ora, fatte queste distinzioni di carattere generale, metodologico, che possono essere utili perché nella pratica sono fattispecie che possono prevedere un utilizzo e anche quindi una disciplina delle spese differente, ritorniamo al nostro caso specifico, che è quello dell'astrico solare di uso esclusivo, la disciplina del quale relativamente alle spese, come sappiamo, è contenuta nell'articolo 1126. Ovviamente anche qui una premessa di ordine concettuale, cioè laddove l'astrico solare non è di uso esclusivo ma serve come copertura per l'intero stabile, evidentemente le spese relative alla manutenzione, all'utilizzo verranno regolate sulla base del criterio di carattere generale di cui all'articolo 1123 del Codice Civile, quindi suddivise sulla base dei millesimi di proprietà. Viceversa, nel caso della l'astrico solare che costituisce una pertinenza esclusiva dell'appartamento posto all'ultimo piano del fabbricato, sarà operante il criterio di cui all'articolo 1126, che prevede che le spese per la riparazione, gli interventi sull'astrico solare di uso esclusivo siano distribuiti nel modo che segue, cioè un terzo a carico del proprietario che ha l'uso esclusivo e due terzi suddivisi sempre su base millesimale tra i condomini che, rispetto ai quali l'astrico solare funge da copertura. Questa ordinanza del Tribunale di Milano che noi andiamo a commentare stamattina, rispetto alla quale facciamo questa piacevole chiacchierata, è importante perché ha indagato proprio la natura dell'articolo 1126, quindi di questo criterio di ripartizione delle spese indicato nell'articolo 1126, e ci consente di verificare se esso sia derogabile o meno, almeno nella visione che ne fornisce il Tribunale di Milano, contestualmente evidenziando quella che è la natura della responsabilità per i danni
danni derivanti dal lavoro e dai lavori effettuati su questo tipo di copertura. Come detto, per l'ultimo piano non è solo copertura, ma è anche un piano di calpestio, quindi ha una funzione ulteriore. Innanzitutto, ribadiamo, come detto, trattasi di un'ordinanza del 18 agosto dell'ultimo scorso, ma che allo Stato può considerarsi l'ultima in recente, insomma, in questa materia, o comunque i cui principi possono considerarsi non ancora superati. Prima di tutto il principio di diritto, molto importante, che si afferma in questa pronuncia, cioè il criterio di ripartizione delle spese di cui all'articolo 1126 che abbiamo appena enunciato, nel caso di danni che conseguono interventi strutturali realizzati sulla fascia solare di uso esclusivo, non ha un carattere assoluto, nel senso che è derogabile laddove le opere dalle quali sia evidentemente derivato un danno siano state realizzate dal proprietario dell'immobile, questo afferisce direttamente, può essere appunto certamente derogato e deve individuarsi, avviso al tribunale, in chi ne ha l'uso esclusivo ed è autore di queste opere, l'unico responsabile per i danni eventualmente cagionati, proprio per inosservanza dei doveri di custodia ex articolo 2051 del Codice Civile. Quindi chiaramente questo già ci consente di delimitare l'ambito della nostra indagine, e cioè capiamo che in queste ipotesi, cioè lavori strutturali realizzati sul marsico solare l'uso esclusivo da parte di chi ne abbia l'uso esclusivo, appunto, è un criterio che è certamente derogabile. Certamente derogabile laddove le opere di carattere strutturale siano realizzate appunto dal cosiddetto, passano in termini, usuario esclusivo. E la responsabilità, la natura della responsabilità di questo soggetto è una responsabilità da messa a custodia ex articolo 2051. Ora, nel caso concreto, cosa accade? Che i ricorrenti, che erano proprietari di alcuni appartamenti sottostanti a questo mastico solare, avevano convenuto innanzi al Tribunale di Milano, il proprietario che aveva realizzato l'assico, evidentemente, che aveva realizzato delle opere di carattere straordinario, chiedendone appunto l'accertamento delle responsabilità conseguenti alla cattiva esecuzione di alcune opere di carattere strutturale. Per effetto di queste opere si erano infatti realizzati determinati alcuni fenomeni importanti di stillicidio sulla facciata condominiale, dei danneggiamenti ai frontalini, alla colonna condominiale di scolo delle acque pesane, e c'erano ulteriori danni anche da infiltrazione all'interno degli appartamenti di loro proprietà. Quindi sostanzialmente questo è un giudizio nel quale, promosso evidentemente dai proprietari dell'appartamento sottostante all'assino solare, era poi interrogato anche il condominio come ulteriore danneggiato, in quanto i danni derivanti da questa cattiva esecuzione di opere si era poi riverberato sia sulla proprietà esclusiva dei ricorrenti, sia su alcune parti condominiali. Ora, il tribunale cosa ha osservato? Ha osservato proprio quello che dicevamo, e cioè che il criterio, la disposizione dell'articolo 1126 del Codice Civile, che regola nel modo evidenziato la ripartizione tra i condomini delle spese di riparazione dell'arsico solare, si riferisce a quelle riparazioni che sono dovute a usura, e non a quelle riconducibili a difetti originari di progettazione o di esecuzione delle opere. Ed è evidente la portata dell'enunciato del tribunale, perché sostanzialmente questa pronuncia limita la diretta applicabilità dell'articolo 1126 in questione e dei criteri di riparto verso i contenuti soltanto a quelle ipotesi di usura, di vetustà dell'astrico e quindi di manutenzione, sia essa ordinaria o straordinaria, dell'astrico medesimo. Laddove invece si tratti, dicono i giudici, anche come dicevamo a seguito dell'espletata CTU, si tratti di interventi di progettazione o di esecuzione che siano stati sin dall'origine, insomma, realizzati in maniera non conforme alla regola dell'arte, che abbiano cagionato danni a terzi e siano stati quindi impropriamente realizzati o anche solo tollerati, questo passaggio interessante, dal proprietario dell'astico solare, quest'ultimo, quale custode unico del medesimo, indipendentemente poi dalla previsione dell'articolo 1126, un terzo o due terzi, va individuato come unico responsabile anche in termini di garanzia risarcitoria. E questa pronuncia è anche importante perché chiarisce un ulteriore concetto. Siccome le opere avevano interessato anche il rifacimento del parapetto dell'arsico solare, ci dice che cosa? Che questo è un parapetto ringhiera, forse è più corretto dire ringhiera, queste opere di rifacimento del parapetto della ringhiera sono da ritenersi necessariamente a carico esclusivo del proprietario dell'astrico,
per la funzione propria predominante, cioè qual è la funzione propria, come dicevamo nel caso della ringhiera, quello di fornire al proprietario del lastrico l'ulteriore comodità di consentire l'affaccio dal lastrico medesimo, per cui non è pensabile che nel caso specifico, trattandosi semplice ringhiera di metallo, la più semplice che possiamo immaginare, ci possa essere una funzione estetica né tantomeno evidentemente di copertura dei piani sottostanti. Si tratta cioè di un'ulteriore comodità che viene riconosciuta per effetto della ringhiera al proprietario dell'asilo, e quindi come tale le spese relative al rifacimento anche dei parapetti, non avendo alcuna funzione decorativa o ornamentale, devono essere poste a carico esclusivo del proprietario che ha effettuato le opere strutturali sull'area, e non possono evidentemente riferirsi agli altri condomini, ecco perché in questo caso il tribunale ha condannato evidentemente il proprietario in accoglimento della pronuncia in questione. A conclusione, se mi consenti, in questa chiacchierata, noto che questa pronuncia sull'ostico solare, quindi in tema di ripartizione delle spese, così dice, se vogliamo, un'esplicazione diretta di quell'importantissima pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione, la 9839, se non ricordo male, dell'aprile ultimo scorso, che trae proprio spunto da una vicenda analoga, quella che ci dice cioè che le spese di ripartizione degli interventi realizzati del lastrico solare che vadano a violare i criteri previsti dalla legge o dal regolamento della natura condominiale, senza modificarli per il futuro, ma limitatamente al caso concreto, sono annullabili, no? E vanno dedotte nel giudizio di opposizione e beghe disgiuntivo con domanda riconvenzionale nei termini di cui l'articolo 1137 del Codice Civile, secondo comma, quindi nei 30 giorni, con varia ricorrenza, non mi soffermo, oppure con domanda autonoma. Mentre invece, evidentemente, laddove la delibera viene adottata e modifica i criteri di cui l'articolo 1123 o dal regolamento condominiale, anche per il futuro, quindi in maniera stabile e permanente, si versa in ipotesi di nullità. E questo è proprio quello che è successo in questa sentenza, perché abbiamo una ripartizione di spese che viene contestata. L'unica cosa che volevo sottolineare, ricordiamoci che è un'ordinanza, perché è un procedimento sommario, no? Quindi è un'ordinanza, un 702. Solo questo, perché se no uno ci dice perché ordinanza, non è mica la Cassazione. No. Siccome a Milano spesso hanno tendenze cassazionistiche, no? No. Una battuta, ma anche questo. Infatti è un'ordinanza che è anche un 702, che insomma, come detto, richiama questi principi di più ampia portata. Roberto, grazie come al solito della tua disponibilità e una buona giornata a te. Sono io che ringrazio te, un abbraccio, un saluto a tutti, grazie. News Love Web Radio, la voce dell'avvocatura. E dopo aver ascoltato appunto l'intervista di Angelo, quindi di Angelo Mazzo, al collega Roberto Rizzo sul lastrico solare, io vi lascio con una piccola frase attribuita a Lao Tse. Ho imparato a dire attribuita, perché tante volte le troviamo, diciamo, online, sul web, eccetera, però poi non sappiamo se effettivamente sono state dette da questi personaggi. La gentilezza delle parole crea fiducia, la gentilezza dei pensieri crea profondità, la gentilezza nel donare crea amore. Lao Tse. E svegliati avvocatura! Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Use Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Use Law Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.